Allora, qual è la situazione che state registrando in questo momento, gli umori che percepite tra i vostri clienti e anche le categorie che seguite? Gli umori dei nostri clienti e quelli ovviamente un po' tutto quanto quello che è la situazione di stallo del paese. Fondamentalmente ci sono diversi settori che comunque sia continuano ad andare avanti anche se con mille difficoltà, quindi l'edilizia, anche se l'edilizia sarà bloccata anche da tutte queste continui rinvii no della normativa sul 110. Per quanto riguarda alcuni settori strategici, quali il turismo, il food, la ristorazione, sono in totale allerta, se non in totale emorragia, perché ovviamente questi continui blocchi a singhiozzo, se non strategici e finalizzati, comunque sia una chiusura e non sapere quando riaprono, fondamentalmente sta creando uno sconcerto totale nella imprenditoria. Poi c'è tutto il settore del wellness, quindi le palestre, le piscine, il turismo invernale che sono in totale disagio. Tra l'altro sul turismo invernale il nostro territorio che poteva avere un'occasione unica come quest'anno di nevicate straordinarie e quindi di eventuali riaperture particolari sta subendo ovviamente ancora di più la crisi, quindi ci sono gli operatori che sono veramente nello sconforto più totale. A fronte di ciò, sicuramente non sono all'altezza quelli che sono i ristori previsti dai vari DPCM. Ovviamente vediamo ogni volta il rinvio con i ristori, adesso sono arrivati al quinto ristoro se non erro, ma quello che possono fare con i ristori è semplicemente portare avanti la cosiddetta carretta e quindi pagare quelle che sono alcune delle bollette e delle In spese. tutto questo però gli adempimenti vanno avanti, vengono Tutto questo. richiesti. Gli adempimenti vanno avanti, la nostra categoria, come dicevo prima, oltre a portare avanti la fase ordinaria di adempimenti dichiarativi e quant'altro, dove fa tutto un lavoro straordinario, che è quello ovviamente di seguire le casse integrazioni, tutti quanti i ristori, quindi anche gli studi hanno subito un, tra virgolette, aumento spasmodico del lavoro, ovviamente non ricambiato da quelle che sono state ovviamente dei lavori in più, perché ovviamente seguiamo i nostri clienti e capiamo anche la situazione, e in questo momento in molti hanno difficoltà ovviamente a portare avanti anche il pagamento delle fatture. Pagamento, quindi anche voi non siete pagati, no? In Noi questo siamo l'ultima caso, ruota del carro, noi l'ultima. professionisti, e molto spesso alcuni clienti nemmeno percepiscono perché accecati dalla loro situazione, non vedono Certo. ovviamente la necessità di pagare il Ecco, in professionista. tutto questo, qual è la situazione? Cioè, voi avete una contezza di quanti hanno mollato qua nell'Aquilano? Soprattutto, quali sono le categorie che hanno mollato in Beh, le questi categorie giorni? che hanno mollato molto sul food e la ristorazione, abbiamo qui due attività proprio sotto il nostro studio di bar e ristorazione che già dal 30 giugno hanno deciso di chiudere i battenti, perché fondamentalmente con un conto economico mensile di 2 mesi di apertura, ha detto qui stiamo rimettendo e la situazione è un po' più peggiorare, ma tra l'altro hanno visto lungo perché proprio anche questo settore della ristorazione, vediamo oggi che sarà nuovamente negato l'asporto anche per i bar dopo le 18, nonostante un'apertura forzata e condizionata su dei orari limitati, è ovvio che loro stanno fatturando rispetto all'anno precedente il 20, il 30, il 40% se va bene. È ovvio che con queste fatturazioni e tenute conto quelli che sono i costi fissi, quindi l'affitto, le spese personali, le utenze e quant'altro, difficilmente riusciranno ad emergere da questa situazione. Ecco, cosa è possibile immaginare per i prossimi mesi? Lo stato delle cose, insomma. Allora, io adesso stavo seguendo stamattina sul giornale, ho visto che il governatore in Germania della Baviera ha obbligato finalmente tutti a portare l'FFP2. Io ovviamente sono quella normale, però secondo me quella di portare l'FFP2 potrebbe essere una situazione anche per migliorare la situazione di ridurre quello che sono i contagi. Quindi magari alcune delle spese che oggi sta affrontando lo Stato sul vietare alcuni assembramenti o spostamenti potrebbero essere limati dall'obbligo invece magari di mascherine FFP2. Vediamo situazioni che da una parte sono chiuse oggi palestre, bar e quant'altro, e poi una situazione di trasporti magari nella capitale,
senza controllo, quindi con assembramenti continui ovviamente. I comuni, le amministrazioni locali, da ultimo nel loro piccolo, come cosa potrebbero fare? Ecco, per quali ristori, sempre virgolettato, lo voglio chiamare così. Ma qui probabilmente si deve iniziare a capire la programmazione, magari già di medio periodo, già per quest'estate. Cioè capire una volta che i vaccini vanno avanti, che magari gli indici di contagio iniziano a diminuire, quali potrebbero essere gli strumenti a sostegno e quali potrebbero essere le politiche locali di attrazione di un tipo di turismo, tra virgolette, coscienzioso e cosciente di quelle che sono le situazioni, così come magari è avvenuto quest'estate. Certo. È ovvio che molti dicono che il turismo di quest'estate potrebbe essere stato un momento di assembramento e quindi di aumento del contagio, però quella potrebbe essere la soluzione.